Nato a Parma nel 1880, il De Brando Pizzetti fu iniziato dal padre allo studio del pianoforte. Compì gli studi nella sua città natale, dove un suo insegnante lo introdusse alla conoscenza del canto gregoriano e della musica vocale e strumentale italiana antica. Come compositore si mise subito in luce per le musiche di scena per La nave di D'Annunzio, che furono eseguite a Roma nel 1908. Nello stesso anno assunse la cattedra di armonia e contrappunto al Conservatorio di Firenze, che diresse poi dal 1917 al 1923. Le sue pagine per La nave furono molto apprezzate anche da D'Annunzio, che lo ribattezzò il De Brando da Parma e che gli affidò l'incarico di comporre le musiche di scena per Fedra. L'ambiente fiorentino ebbe una grande importanza nella maturazione artistica del musicista ed in particolare il circolo di artisti e letterati raccolti attorno al periodico La Voce, di cui facevano parte Papini, Soffici, Salvemini, Prezzolini. Nel 1924 Pizzetti venne nominato direttore del Conservatorio di Milano, che lasciò nel 1936 per assumere la cattedra di perfezionamento in composizione, lasciata vacante da Ottorino Respighi, all'Accademia Santa Cecilia a Roma. All'intensa attività creativa il musicista affiancò fin dalla giovinezza quella di critico, di musicologo e di direttore dei propri lavori teatrali e sinfonici in tournée artistiche in Europa e nell'America del Nord. Nel 1939 venne nominato Accademico d'Italia. Fin dai primi anni di attività creativa, Pizzetti elaborò uno stile drammatico in cui vi fosse un assoluto equilibrio tra parola e musica. Frutto più alto della sua estetica fu la realizzazione dell'opera Assassinio nella cattedrale. Morì a Roma nel 1968. Spunto, diciamo, del rapporto con quest'opera da parte di Pizzetti risale al 1940, quando l'opera venne presentata, il dramma venne presentato a Roma nella versione di Cesare Vico Ludovisi, e il figlio Bruno, il figlio del compositore Bruno, che assistette allo spettacolo, segnalò al padre questa cosa perché trovava dei motivi di corrispondenza con il mondo pizzettiano. Però la cosa dormì lì. Nel 48 Pizzetti assistette a San Miniato a una rappresentazione dell'opera con la regia di Streller. Era insieme alla moglie e la moglie gli disse: questo è il dramma che fa per te. Però anche lì la cosa rimase sopita, era tipico di Pizzetti che ruminava lentamente le cose. Solo nel 56 si prende il testo, quello nella traduzione di Monsignor Castelli, e comincia a farne una riduzione. Scrive a Elliot dicendo: guardi, sono rimasto molto colpito, però le chiedo scusa perché sono costretto a sfrondare. D'altra parte mi sento abbastanza confortato in questo dal fatto che lei stessa ha predisposto una versione per il cinema. Nel 50 era stato fatto un film. Pizzetti si faceva i libretti da solo, sappiamo, l'unico episodio che riguarda quello legato ad Annunzio con Fedra, che ha dato la celebrità a Pizzetti, ma nello stesso tempo gli ha fatto capire che un poeta come D'Annunzio gli andava stretto, meglio, lo sentiva troppo obbligante, per cui subito dopo con Deborah e Ele Pizzetti prende il largo e tutte le sue 13 opere, con un'unica eccezione che è la penultima opera, Il calzare d'argento, con il libretto di Bacchelli. Ma Pizzetti sarà sempre librettista di se stesso, insomma. Dopodiché, appunto,
mandò spartito il testo a Eliot, il quale rispose molto garbatamente dicendo: peccato, non sono pianista e quindi non sono in grado di giudicare l'opera, però ho apprezzato molto il modo con cui l'ha ridotta, così. E così l'opera è arrivata alla Scala nel 59 e fu subito un grandissimo successo. Successo che si è ripercosso con delle repliche in tutte le parti del mondo, insomma. È arrivata a Vienna con Karajan, il quale ha fatto esiste una versione discografica in tedesco. E insomma, direi tutt'oggi, nell'oblio da cui è stato avvolto Pizzetti, è forse l'unica punta che spicca. Indubbiamente su questo gioca intanto la brevità, la relativa brevità, insomma, l'opera dura un'ora e mezza rispetto agli atti molto più lunghi delle altre opere di Pizzetti. E poi c'è il supporto, indubbiamente l'autoritas del testo di Eliot, insomma, e quindi che rende tutto più stringato e più efficace, insomma. E comunque devo dire, credo, il nome di Pizzetti sopravvive positivamente, e direi in questi ultimi anni ci sono state diverse riprese dell'Assassinio, e che credo che anche questa della Scala contribuirà a togliere quell'ombra così un po' stantia che grava, credo ingiustamente, su questo nostro grande musicista. Insomma, Pizzetti era già quasi ottuagenario quando ha scritto quest'opera. E direi, se guardiamo il percorso compiuto da Pizzetti da Fedra 1912 fino alla Clitennestra, che è l'ultima opera, noi notiamo un'assoluta coerenza, ossia Pizzetti non ha attraversato il secolo senza cambiare nulla. Questo naturalmente per alcuni diventa un atto d'accusa, dicendo: ma come, sempre è rimasto uguale a se stesso? E Verdi invece, dall'Oberto al Falstaff, ha cambiato radicalmente. In sostanza Pizzetti ha attraversato un secolo disastrato in cui l'avanguardia diventava un movente privilegiato e per cui un musicista doveva sempre cambiare, doveva sempre mutare, e lui con una fissità che però ha radici lontane, radici molto forti, che sono appunto quelle della sua concezione del dramma. Ed è la ragione per cui credo che l'incontro con Eliot sia stato coerente, insomma, il concetto di dramma, come Pizzetti fin uscito dagli studi del conservatorio, lui aveva studiato con Tebaldini, che è stato un importante maestro, un musicologo soprattutto, che lo ha avvicinato al mondo greco. Lui ha concepito quest'idea del dramma, lui diceva: il dramma è vita in divenire, e quindi il dramma è qualcosa che nasce dalla parola, che nasce, quindi niente forme, niente sovrastrutture, il dramma è la parola che si fa musica, che disegna il profilo della melodia, che scandisce il ritmo, e quindi. E da allora il discorso di Pizzetti non è mutato. L'incrocio con Eliot è avvenuto sul filo di una certa, sono percorsi secondo me molto diversi, perché sono due vicende umane, anche intellettuali, molto diverse, però ci sono dei punti di incrocio dati proprio da questo ascetismo, da quest'idea del mito soprattutto. Mentre Eliot pensa sempre ad una dimensione metafisica, in sostanza simbolica o metafisica, in Pizzetti c'è un afflato umano. Quindi ecco che sentiamo, soprattutto nell'intermezzo, che è la parte centrale delle idee, che si incastona tra i due atti, sentiamo che questo personaggio votato e consapevole di andare al martirio, però ha dei palpiti interni che la musica trasmette, insomma. È un momento di Pizzetti in cui Pizzetti esce da questo standard del gregoriano, diciamo, e risalta fuori invece una vocazione armonica, screziata anche di vene popolaresche, perché Pizzetti, anche già il giovane Pizzetti, era molto legato ad una cultura popolare, insomma. Sareste più sicuro se pensaste piuttosto a te. Lascerò dunque le vostre lezioni.
L'opera raccolta... L'opera narra di un fatto storico. C'est le retour de l'archevêque Thomas Becket. Il ritorno dell'arcivescovo Thomas Becket in Inghilterra. Après qu'il ait renoncé à son poste de... Dopo che ha rinunciato al suo ruolo di consigliere principale del re Enrico II. E le changement que Becket a eu dans son comportamento. Ed il suo cambiamento di comportamento dal momento in cui è stato nominato arcivescovo di Canterbury. Ce qui est très important de savoir. Ciò che è molto importante sapere è il fatto che Becket, molto legato al re, è stato il suo compagno di piacere, ma anche di politica. È stato colui che ha messo in atto la politica del re. E a un certo momento, quando è diventato arcivescovo, ma nel momento in cui è diventato arcivescovo, ha totalmente sposato la posizione della Chiesa, quasi in modo integralista, ed ha fatto in modo che la sua posizione divenisse assolutamente insostenibile per il re. A questo punto Becket parte per la Francia, esiliato, e quando l'opera inizia, Becket ritorna in Inghilterra. Sapendo benissimo che ritornando sarà ucciso. Riviviamo così un episodio della storia molto breve, nel quale Becket torna dal suo viaggio e trova ad accoglierlo le povere donne di Canterbury. E in même temps, pendant ce... Allo stesso tempo, in un momento di raccoglimento, egli è visitato da quattro tentatori. Il primo tentatore gli ricorda i tempi nei quali era in perfetto accordo con il re. Il secondo gli parla piuttosto della dimensione politica di questo suo rapporto e gli domanda di conciliarsi con il re. Il terzo parla a nome dei baroni, che sono la forza brutale del regno. Ed il quarto, in effetti, è il riflesso dello stesso Becket. Ed è lui che dà la dimensione del presente. Quest'ombra di Becket, cioè, è la manifestazione dei suoi stessi dubbi e lo spinge verso una linea retta. La decisione è la maniera di sapere assolutamente che va. Che è in effetti la decisione di accettare la violenza che sta per essere compiuta su di lui. L'opera che presentiamo questa sera di Thomas Eliot è un'opera appunto che ha al centro la figura di Thomas Becket, questo cancelliere dell'impero o del regno d'Inghilterra, che poi viene fatto arcivescovo di Canterbury e che rappresenta appunto questo grande conflitto tra il potere regale e la sovranità del papato e in genere la libertà della Chiesa.
il re Enrico II, avendolo avuto come cancelliere, aveva in qualche modo pensato che lui potesse fare l'arcivescovo di Canterbury, portando e restituendo splendore al regno. Ma quando diventa arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket ha una conversione, e questo è il punto delicato che l'opera di Eliot mette in luce, se la conversione sia una conversione vera oppure sia semplicemente un puntiglio, comunque un momento in cui la figura di Becket si contrappone alla figura regale e rivendica il potere, o se vogliamo la libertà della Chiesa. Bisogna inquadrare questo episodio dentro la lotta delle investiture e quindi l'assestamento che avviene tra i poteri. Non dimentichiamo che nel frattempo in Italia c'è la grande diatriba tra Alessandro III e Federico I, che è Federico Barbarossa. Quindi sullo sfondo di questo scontro abbiamo il primo grande tema, il rapporto tra il Becket della storia e il Becket reale, il Becket appunto del dramma, il Becket che Eliot inscena. È molto singolare la scena finale del dramma, dove i quattro cavalieri si rivolgono al pubblico inglese, e dicono che la situazione da interpretare è complessa. Per istituire questa distanza tra il Becket della storia e il Becket rappresentato nel dramma, e proporre agli inglesi, si richiama il loro fair play, no? Di giudicare bene questo. Tuttavia possiamo dire che la figura di Becket grandeggia lo stesso, perché egli cerca con questo gesto supremo, con questo azzardo del martirio, di riscattare la sua figura per salvare la libertà della Chiesa. Egli si concede per affermare questa libertà che in qualche modo rappresenta anche per la società civile un momento che riesce a sciogliere un potere che altrimenti diventerebbe assoluto. Rappresenta questa eccedenza della libertà della Chiesa della dimensione religiosa, se vogliamo usare un linguaggio attuale, rispetto al governo dello Stato, che altrimenti diventerebbe assolutista. In questo scontro, facilmente riproducibile oggi, nello scontro tra Chiesa e Stato, che si trova il succo dell'opera di Eliot e della stessa figura storica di Becket. Becket fa questo, e questo è l'aspetto sommo, che è inscenato in modo stupendo nel dramma, attraverso la predica di Natale, dove appunto l'arcivescovo di Canterbury anticipa quello che avverrà pochi giorni dopo, perché il 29 è il giorno liturgico della festa, che egli si sacrificherà per la Chiesa, ma anche per la sua nazione, perché è una nazione che è sotto il piede di ferro dell'unico potere regale, diventa una nazione che non è più capace. Questo spiega il coro delle donne che sta sullo sfondo del dramma, che richiama questo elemento di trascendenza, di ulteriorità, che è esattamente, secondo me, ciò che voleva sottolineare Eliot, il quale, venendo da una tradizione liberale, entra in un momento di crisi, persino di depressione, si avvicina al cristianesimo nella forma anglicana, e per questo inscena quest'opera di Becket. Ecco, il martirio di Becket è un martirio che concepisce appunto la figura dell'uno che muore per il bene di tutti, come si trova già nel Vangelo messo in bocca a Caifa, no? C'è questa espressione che il Vangelo mette in bocca a Caifa a proposito di Cristo: è meglio che uno muoia per tutti, per il suo popolo. E lui interpreta in modo quasi... potremmo dire che è una vita riuscita nel martirio, che è una vita il cui senso si vede nella fine.
La cattedrale di Canterbury in italiano, è una delle chiese più antiche e più belle di tutta l'Inghilterra. Soprattutto però è il cuore della spiritualità cristiana in Gran Bretagna ed è antichissima, risale proprio alle origini del cristianesimo in Gran Bretagna. Fu fondata alla fine del VI secolo per opera di un monaco, il monaco Agostino, che fu inviato appositamente da Papa Gregorio Magno per convertire le popolazioni sassoni nell'isola. Ed è sempre stata da quell'epoca il perno religioso dell'Inghilterra. L'edificio ha un'enorme rilevanza, oltre che storica, anche artistica. È un edificio splendido, attualmente lo vediamo nella sua veste gotica, che è stata l'ultima in ordine di tempo. Ci sono state varie ricostruzioni, quella che si visita oggi non è esattamente la cattedrale come si presentava quando fu ucciso Thomas Becket, anche se all'interno è possibile visitare il luogo del martirio, che è un luogo di rara suggestione. La chiesa, come dicevo prima, è sempre stata il centro della vita religiosa inglese ed è stata sede primaziale, ossia sede principale, per entrambe le confessioni, sia la confessione cattolica, diciamo, della Chiesa di Roma, che la confessione anglicana da Enrico VIII in poi. L'arcivescovo di Canterbury è infatti la guida spirituale nel mondo degli anglicani, fanno riferimento a lui. Si potrebbe quindi dire che Canterbury sta all'anglicanesimo come San Pietro sta al cattolicesimo, in un certo senso. Thomas Becket quindi fu ucciso dentro la cattedrale, la chiesa aveva già alle spalle 500 anni di storia, era già antichissima come luogo di culto. Immediatamente si sparse la fama di questo atto di santità eroica e ne scaturì nell'opinione pubblica europea, che restò estremamente traumatizzata dal sacrilegio, dall'atto sacrilego all'interno della chiesa, si creò una forte ondata devozionale con enormi quantità di pellegrini che presero a dirigersi verso Canterbury. Questa devozione ebbe anche una ricaduta sul piano dell'arte, diede origine a varie produzioni artistiche, alcune delle quali di notevole qualità, come per esempio i famosi reliquiari di Limoges fatti nella cittadina francese, decorati con splendidi, sontuosi smalti azzurri. Ne sono pervenuti addirittura una cinquantina ai nostri tempi, e questo dà un'idea della produzione, quanto doveva essere massiccia. Di solito questi reliquiari, che sono conservati nei maggiori musei, rappresentano sul lato principale la scena dell'assassinio vero e proprio e sul coperchio la scena dell'inumazione. In particolare qui ne presentiamo uno che è conservato al Museo Nazionale di Stoccolma, che rappresenta appunto nella parte bassa l'altare di fronte a St. Thomas Becket e tre degli assassini. In realtà la cronaca riferisce che furono quattro, però l'artista, perché qui si tratta veramente di un artista, ha interpretato liberamente il dato di cronaca e ne ha rappresentati soltanto tre, quelli che gli servivano per rendere la scena, per rendere proprio l'azione, e lo ha fatto con un intuito registico che lascia veramente meravigliati, distribuendo l'azione nei suoi tre momenti costitutivi, quasi fossero dei fotogrammi di un filmato. Noi vediamo il primo cavaliere a sinistra che estrae la spada, il momento della decisione, il cavaliere al centro che rotea la spada, il momento dell'aggressione, della violenza, e l'ultimo cavaliere verso destra che la abbatte sul collo del santo ed è il fatto compiuto, è veramente l'assassino nella cattedrale.
la semina arcese fa il vostro e re di Francia il padre Cesta la natrema contro chi aveva insolorato il giovin figlio del noio Vorremmo rapirci per comando del re se siete pronto a risponderne al suo consenso Très important de savoir aussi que cette œuvre et cet opéra de Pizzetti est basé sur. È naturalmente fondamentale sapere che quest'opera di Pizzetti è basata su un dramma teatrale di Eliot, grande poeta americano che ha vissuto in Inghilterra e che dans cette œuvre d'une certaine manière parle du rapport entre che in questo testo parla del rapporto fra il potere secolare e il potere spirituale. E per questa ragione l'opera rimane di grande attualità, perché il confronto è sempre lo stesso. E se è evidentemente un'opera che testimonia anche una dimensione religiosa, che testimonia la fede di Pizzetti e quella di Eliot, ciò che mi sembra interessante è che si va comunque al di là del problema religioso, all'opposizione cioè fra lo spirito e le forze della materia, fra lo spirito e le forze brutali. C'est un magnifique poème qu'a écrit Eliot, c'est une œuvre qui fait partie. Questo magnifico poema di Eliot è un'opera che è molto legata alla sua poesia. E Pizzetti, de son côté, il a réussi. Pizzetti, da parte sua, è riuscito a rendere l'intensità drammatica di questa storia, ma al tempo stesso la qualità della poesia, trasponendola in musica. Il y a une chose qui me paraît capitale. E mi sembra che ci sia una cosa fondamentale. Quest'opera, e in particolare il dramma di Eliot, è basato sulla tragedia greca antica. È costruita come una tragedia. C'è l'arrivo dei messaggeri, c'è il coro che testimonia, c'è il senso del destino che incombe da subito. Perché Beckett sa da subito che sarà ucciso. Ciò che mi sembrava molto interessante da rappresentare in questo spettacolo era l'incontro primordiale fra la tragedia greca e l'opera lirica con le loro regole. E cercare di far rivivere attraverso la musica questa unione delle origini del teatro occidentale e delle origini del teatro musicale.
Il me semble que Pizzetti a chi finalmente credo che Pizzetti non sia molto conosciuto all'estero. All'étranger, il est connu en Italie, mais c'est un compositeur qu'on ne connaît pas beaucoup à l'étranger. E non abbia molte possibilità di esserlo, anche se è conosciuto in Italia. Ma qui ha creato un'opera di estrema potenza ed io ho cercato di rendere nella sua energia. Sulla realizzazione di questa scenografia, che apparentemente, soprattutto nel primo atto, vediamo una scena abbastanza buia. Vorrei parlare dei materiali che sono stati utilizzati, materiali di ultima generazione, come ad esempio il rivestimento di questi grandi pilastri, rivestiti con una plastica che serve soprattutto per le retroproiezioni, una plastica nera che è stata poi trattata in scenografia con delle spalmate di colla per dare una sensazione di pietra. Questa plastica è stata utilizzata per, vedremo nel secondo atto, per dare la trasparenza di questi frammenti di vetrata che sono dipinti e disegnati dentro a queste grandi pilastri. La trasformazione, cioè non vedere questi elementi che sono stati dipinti e poi a un certo punto come magicamente, anziché essere proiettati sopra queste superfici, vengono da dentro, cioè dentro ci sono delle luci, dentro questi pilastri, luci molto forti che fanno vibrare questi frammenti di vetrata. Un altro elemento importante è il siparietto realizzato in tulle, dove appare l'arcivescovo
in sovrapposizione quando c'è la predica all'inizio del secondo atto. Anche questo è una pittura tradizionale fatta solo con la dissolvenza dell'immagine attraverso il tulle. C'è una frase tipica e topica che ruota intorno a questo testo, che in qualche modo svela il contesto. Eliot indirettamente ci dice che anche adesso sordidi particolari possono svelare l'eterno disegno. Quali sono questi sordidi particolari? In questo spettacolo di senso, dove il contenuto e la direzione si rivolgono dall'uomo all'uomo, è una sorta di movimento contrario a quello che assistiamo, dove la fruizione estetica di questo spettacolo rimanda a quella etica, cioè rimanda a una conduzione dell'uomo, a un suo percorso, a un suo itinerario, dove certamente c'è la parola al centro dello spettacolo, ma intorno ad esso ruota un coro che rimanda a una tradizione antica. Ecco, insomma, questo Novecento è ancora in mezzo a noi, questo mi sembra il punto. È un Novecento che si colloca in termini di interrogazione, di domanda, la domanda sul potere in buona sostanza. Può un potere meno cattivo scacciare quello più cattivo? Può insomma il male sconfiggere l'altro male? Direi che con Eliot la risposta è no. No, certamente questo dà un senso di continuità a questa opera, che certo è anche ispirata dal punto di vista di Eliot, che anche qui riassume una frase che egli scriverà successivamente a piedi pagina nella sua poesia. Dove è finita la sapienza che abbiamo perso con la conoscenza? Dove è finita la conoscenza che abbiamo perso con l'informazione? Ecco, Beckett, questo uomo, questo martirio, questa testimonianza, è un uomo, come dire, che si rapporta non tanto all'informazione di sé, non tanto alla conoscenza di sé, ma alla sapienza. Cosa significa sapienza quando dobbiamo affrontare il tema del potere? E quindi direi che il nostro sguardo oggi non deve guardare lo scontro tradizionale che ha segnato 4 secoli della nostra Europa tra il potere statuale, quello della Chiesa, ma tra il potere, come dire, fisico, del qui e subito, dell'ora, e un potere eterno, che è un'interrogazione sul tema del nostro tempo, sul tema della nostra fede e anche, come dire, sul tema di quale bene è in grado di scacciare il male.
Je ne crois pas à l'idée répandue que, disons, ou que la tragédie grecque ou... Non credo al luogo comune che la tragedia greca o l'opera di Pizzetti siano statiche. Totalement hiératique. Il me semble qu'il y a totalmente ieratiche. Ci sono molti movimenti di scena, molto movimento della parola che bisogna assolutamente rendere in tutta la loro tensione sulla scena. C'est pour ça que finalement il me semble qu'il s'agit vraiment. Ed è per questa ragione che credo che si tratti davvero di una vera opera di teatro e di musica.